Ciao, sono Matteo del team Cocktail Engineering. Benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere alcuni aperitivi storici, ma molto contemporanei e molto gradevoli. Sì, aperitivi storici, infatti abbiamo fatto un salto indietro nel tempo e abbiamo preso alcune ricette che secondo noi sono molto interessanti e le abbiamo adattate ai gusti moderni. Ci siamo concentrati sull'aperitivo. Per aperitivo non intendiamo ovviamente il momento della giornata legato alla funzione sociale, ma al vero e proprio drink che ha delle determinate caratteristiche. Cos'è quindi un aperitivo? Un aperitivo è semplicemente una bevanda alcolica o analcolica che ha lo scopo di preparare il palato a un pasto e di stimolare l'appetito. Gli ingredienti quindi presentano componenti normalmente amaricanti, normalmente abbiamo un basso tenore zuccherino e un tenore alcolico non troppo elevato. Queste componenti amaricanti derivano dalle spezie che vengono utilizzate all'interno di questi prodotti, che possono essere ad esempio china, genziana, rabarbaro. Ognuno di questi componenti, ad esempio, dà delle note amaricanti ben diverse tra loro e ben distinte. Gli ingredienti che invece non fanno parte un po' di questa categoria sono gli ingredienti appunto che potrebbero dare sensazioni di sazietà, quindi che ne so, creme come panna o altre componenti grasse, oppure magari purè di frutta troppo dolci, succhi di frutta troppo dolci. Ecco, questi ingredienti non fanno parte di questi aperitivi, perché ovviamente al posto di prepararci a ricevere un pasto o stimolare l'appetito, vanno a creare l'effetto contrario. Un altro componente che può aiutarci a stimolare l'appetito è l'effervescenza, cosa che ritroviamo in diversi drink. I drink, i cocktail definiti aperitivi più apprezzati dal pubblico, più richiesti e più conosciuti al giorno d'oggi, li conosciamo. Sono americano, Negroni, Negroni sbagliato, lo spritz in tutte le sue declinazioni, ma anche il Martini Cocktail, perché no, il Gin Fizz o il Gin Tonic. Certamente non sono gli unici, il mio intento oggi è di farvi esplorare altre possibilità, ecco perché abbiamo ripescato alcuni drink dal passato e abbiamo adattati ai palati di oggi. Se avete dato una sbirciata alla lavagna, probabilmente avrete già visto i drink che andremo a preparare oggi. Qualcuno lo conoscerete sicuramente, qualcun altro no. Speriamo comunque di esservi di aiuto, di darvi uno spunto interessante per creare degli ottimi cocktail. Il primo che vi vado a presentare è il Vermouth Cocktail. Era un modo di bere il vermouth più che una ricetta vera e propria. Se ci pensiamo, il vermouth può essere già un aperitivo di per sé, racchiude in sé infatti tutte le caratteristiche di un cocktail, quindi abbiamo dolcezza, abbiamo aromaticità, abbiamo anche il giusto tenore alcolico, essendo fatto a base di vino. Un veloce sguardo alla ricetta, nella quale abbiamo 60 ml di vermouth classico, abbiamo dash di maraschino e Booker's Bitter nelle ricette originali. Ma questi sono elementi che possiamo andare a personalizzare. Ad esempio, possiamo utilizzare maraschino, ma utilizzare anche un altro bitters. Liberate la vostra fantasia. Era presente anche in queste ricette storiche una piccola quantità di sciroppo di zucchero che ritengo possa essere opzionale. Il vermouth è già dolce, quindi valutate l'aggiunta di questo elemento in base al prodotto che andate a utilizzare. Più che dolcezza, in questo caso lo sciroppo di zucchero potrebbe essere un elemento interessante per andare a dare un po' di corpo al vostro cocktail. Andiamo a prepararlo. Prendiamo il nostro mixing glass raffreddato. Scoliamo il ghiaccio e andiamo a versare gli ingredienti, che sono quindi, abbiamo detto, 60 ml di vermouth classico. Andiamo a mettere 2 dash di bitter aromatico e 1 dash di maraschino. Ovviamente non ho in questo momento il maraschino in una dasher bottle, mi aiuto con un piccolo measuring spoon, andando a mettere circa 0,5 ml, che più o meno è un dash. Andiamo a mettere la giusta quantità di ghiaccio e misceliamo per raffreddare e diluire correttamente il drink.
Lo serviremo in una piccola coppetta ghiacciata, coppetta circa 110 ml. Andiamo a filtrare. Infine andiamo a mettere anche gli oli essenziali della buccia del limone. In questo caso vi consiglio di non inserire la buccia all'interno perché andrebbe un po' a creare un'aromaticità un po' troppo elevata, secondo noi, quindi giusto una strizzatina in superficie, poi buttiamo la scorza. E questo è il Vermouth Cocktail. Il secondo drink che vi presentiamo oggi è il Bijou. Siamo intorno al 1900. Periodo in cui compaiono tantissime ricette molto simili tra loro, quindi bijou, tarf, tuxedo, marguerite, da non confondere col margarita, erano cocktail infatti con più o meno tutti gli stessi ingredienti, avevano solo delle piccole variazioni in termini di dosi, dosaggi e la differenza tra bitter. In alcuni c'era l'assenzio, in altri il maraschino, in altri l'orange bitter. Comunque si parla sempre dello stesso template di drink. Secondo noi è un drink molto interessante. Vi proponiamo il nostro bilanciamento, ma sentitevi assolutamente liberi, anzi vi invito a provarlo e a ribilanciarlo seguendo i vostri gusti e in base anche ai prodotti che andrete ad utilizzare. Questo farà una grossa differenza. Andiamo a preparare il bijou e andiamo a versare 45 ml di gin. Va benissimo un London Dry, potete provare anche uno con un Old Tom eventualmente. Andiamo a versare 45 ml di Vermouth Classico. Di Chartreuse verde. Abbiamo ottenuto le dosi un po' più basse da Chartreuse perché è molto aromatica, molto erbaceo, darà aroma molto intenso. Infine un dash o due di orange bitters. Andiamo a mettere il ghiaccio e misceliamo sempre per raffreddare e diluire correttamente il drink. Controlliamo. Siamo quasi, si sente proprio l'esplosione della chartreuse nonostante abbiamo messo una piccola quantità. Coppetta sempre rigorosamente raffreddata e andiamo a versare il nostro drink con lo strainer. In questo caso possiamo usare una strizzata di scorza d'arancia, quindi gli oli essenziali, il profumo della buccia d'arancia andrà a completare il drink con un altro tocco aromatico. Il terzo drink che vi presentiamo oggi è il Bronx. Abbiamo le prime tracce intorno agli inizi del 1900 e la ricetta è un po' cambiata nel tempo. Infatti inizialmente sembrava fosse fatta con un'aggiunta di un po' di orange bitters, poi questo è scomparso, infatti in alcuni ricettari compare questa ricetta con proporzioni differenti. Senza orange bitters. Secondo noi l'orange bitters è un elemento molto importante per questo drink perché va ad aggiungere un po' di complessità e un tocco anche fresco. Un altro ingrediente a cui prestare estrema attenzione all'interno della ricetta è il succo d'arancia. Il succo d'arancia in questo caso può fare il buono e il cattivo tempo. Vi consiglio pertanto di utilizzare arance di stagione che abbiano una buona acidità e che siano soprattutto ben filtrate, quindi filtrate molto bene il succo. In caso possiamo anche andare a modificare un po' il succo d'arancia con un pochino di acido citrico, che può essere un elemento molto importante perché va a dare un tocco di freschezza in più al drink in caso abbiate delle arance non tanto buone. Andiamo a prepararlo. Scoliamo come sempre l'acqua dal mixing glass. E andiamo a versare 30 ml di gin. Andiamo a 30 ml di Vermouth Dry.
30 ml di vermut classico, venti ml di succo d'arancia, e infine un paio di dash di orange bitter. Come sempre, il ghiaccio necessario, andiamo a miscelare per la solita diluizione e raffreddamento. Come sempre vi sottolineo che abbiamo utilizzato un bilanciamento che secondo noi è corretto, ma ripeto, siete liberissimi di sperimentare con altri bilanciamenti, seguendo il gusto, ma anche rispetto ai prodotti che andrete ad utilizzare. Nessuno vi vieta di variare le quantità del vermut o eventualmente anche del succo d'arancia se preferite. Andiamo ad assaggiare, il drink è perfetto. Andiamo a servire in una coppetta sempre ghiacciata. Un drink che secondo noi si presta anche al servizio. E ad essere servito in un bicchiere old fashion, magari con un bel chunk di ghiaccio che mantiene la temperatura un po' più a lungo e dando il minimo di diluizione necessaria durante la bevuta. Anche qui andiamo a mettere gli oli essenziali della scorza di arancia che si andranno a legare un po' col succo e con gli altri elementi aromatici del drink e con l'orange bitter. Quindi andiamo a dare un ulteriore aroma di arancia al drink. E anche il Bronx è pronto. Se ti è piaciuto questo video e se sei interessato ad approfondire altri argomenti in tema miscelazione, dai un'occhiata ai link in descrizione e iscriviti a questo canale per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Alla prossima!